Ha fatto tappa a Prato nella sede di Palazzo Bonamici, sede della provincia, il dibattito pubblico e percorso partecipativo per illustrare le caratteristiche dell'ampliamento dell'aeroporto di Peretola con la nuova pista da 2200 metri in direzione di Prato. Protagonista dell'incontro la Toscana Aeroporto, il soggetto proponente l'intervento con l'amministratore delegato Roberto Naldi, che ha illustrato le caratteristiche positive e lo sviluppo anche da un punto di vista economico che porterà l'infrastruttura. Tra i cittadini presenti, non molti per la verità, si sono levate alcune domande soprattutto legate all'impatto acustico e ambientale del sorvolo degli aerei nel futuro assetto, soprattutto su centri quali Cafaggio e Le Fontanelle. I tecnici di Toscana Aeroporti hanno sottolineato che le quote di sorvolo per quanto riguarda Capezzana in atterraggio saranno di 660 metri e di 490 metri in prossimità di Cafaggio Le Fontanelle, mentre per quanto riguarda il decollo, la fase più rumorosa, le quote di sorvolo su Cafaggio Fontanelle saranno più elevate, intorno ai 1150 metri. Naldi ha poi illustrato quelli che saranno i prossimi passi dell'iter amministrativo. È il momento nel quale gli enti locali, i comuni potranno far pervenire le loro osservazioni. Ascoltiamo un passaggio. Secondo me nella via, come logico, nella via attraverso la regione, se non mi sbaglio, perché la regione è il veicolo di trasmissione delle osservazioni sulla via, perché questa è una via nazionale e quindi anche la VAS è nazionale, quindi questa è la fase. Diciamo, ci sarebbe stata anche questa fase, che è una fase che non è un dibattito inventato da Toscana Aeroporti, è una fase obbligatoria del percorso approvativo che Toscana Aeroporti sta seguendo, come tutte le altre stazioni appaltanti che stanno impostando nuovi investimenti infrastrutturali. Tra gli amministratori presenti in sala l'assessore al Comune di Prato Gabriele Bosi, il sindaco di Poggio a Caiano Francesco Pugelli, l'attuale presidente della provincia Simone Calamai. Ascoltiamo ai microfoni il presidente attuale, appunto, Calamai della provincia, e il precedente Francesco Pugelli, che ha voluto questo incontro. Entrambi hanno sottolineato alcuni elementi di criticità della nuova infrastruttura. Non nascondo che da sempre prediligerei un investimento a riguardo di quello che è il potenziamento ferroviario, che sappiamo è strategico e soprattutto consente davvero di avere una Toscana diffusa e risolvere anche criticità quotidiane per quelle che sono ovviamente le quotidianità di tutti i cittadini della nostra regione. Accanto alle questioni di carattere ambientali puntuali, quindi verificare che rispetto al nostro territorio ci siano o meno sorvoli rispetto a prima, che impatto abbiano, se la situazione sia migliorativa oppure no, c'è un tema di carattere generale, ovvero un'infrastruttura così importante, così impattante all'interno di un territorio fortemente antropizzato come quello della piana tra Firenze, Prato e Pistoia, ha spazio? E se sì, quali sono anche le conseguenze, per esempio, su progetti ben più, come dire, caratterizzanti, tipo appunto il discorso del parco agricolo della Piana?